Belli rega, siamo qui ad Alto Ripoli proprio a fare le magie. Dunque, non mi ricordo, pur essendo passato soltanto un giorno, non mi ricordo se abbiamo visitato oppure no la città. Tutto ciò è una cosa molto stupida, lo so, però panico. Ossia, di te io non mi ricordo, per esempio. Ehi. Sembra che questa parte non l'abbiamo fatta, perché c'era quel problema, no, che mi si stava scaricando la cosa della videocamera, la memoria della videocamera. Questa si può spaccare. Oh, ecco. Perché ci sono queste rocce da spaccare così a culo? Che ci siano degli strumenti nascosti? Un etere! Incredibile, Milf che fa proprio le magie. E qui c'è qualcosa? Sì. Andiamo con spaccaroccia, nuovamente. C'è qualcosa? Oh mio Dio. Ah no, un Pokémon. Fanculo. E io che mi aspettavo qualcosa di utile. Forza Tyrant, ma andiamo a fare fuga. La cosa che non ho fatto è stata tornare indietro a catturare i Pokémon. Credo di essermi un pochino rotto i maroni, ebbene sì. Quindi chi se ne frega. Ok, saliamo di qua. Tu chi sei? Mi sto allenando per scalare la torre maestra di Yantaropoli. Per questo appena posso voglio sfidare Lino, il capopalestra di questa città. Ma Lino, Lino? Ah no, aspettate, questo è il percorso 10. Noi non abbiamo ancora finito di esplorare questa piccola città. Mettiamo la bici, ebbene sì, prima volta che mettiamo questa bici. Nelle gare ciclistiche si lotta insieme ai compagni di squadra. Non è lo stesso anche per lotta di Pokémon? Dipende. Dunque, di qua ci siamo stati? No, mi pare proprio di no. Ah, qui dentro ci si fa i vestiti. Questa cos'è? Va bene. Cosa c'è qui dentro? Oh! Oh mio Dio, bisogna scendere dalla bici per entrare, non ci posso credere. Ah, ma ci siamo già stati qua, ma vedete allora che l'abbiamo già visitata. Alto Ripoli, perché non me lo dite, signori? Insomma, io vi chiedo le cose. Oddio, cos'è questa cosa? What? Ecco, insomma, purtroppo la gara ciclistica è già finita. Beh, ho vinto io. Mi spiace che tu abbia mancato la corsa. Tieni questo rogo di dente e tira su. Grazie alla MN Forza, uno dei tuoi Pokémon potrà spostare le rocce. Beh, grazie. E ci dà appunto la MN Forza, cacciala via. Per usare la mossa Forza al di fuori del lotto avrai bisogno di una medaglia. Posso dartela io che sono il capopalestra di questa città. Vieni a trovarmi quando vuoi. Ok, da dove sei sceso? Ah, non è sceso. Questa è la palestra, figata. Figata allucinante. Deh, ma ci si diverte a bestia, deh. Scambia Pokémon con altri giocatori. No, grazie. Mi era apparsa una cosa nello schermo sotteriore. Saliamo, saliamo. Una grotta. Attenzione. Ah, ma è sempre il tratto d'union lì. Il tratto d'unione. Secondo me è uno Zubat. Mamma mia, lo chiamavano Milf l'indovino. Beh, si chiama Grotta degli Zubat, un motivo ci sarà, no? Fuga. Dai. Ok, vediamo un po'. Ah, questo è un mazzo che serve per usare forza? Ci dà l'MT21 che contiene frustrazione. Va bene, peccato non si possono vendere le MT. Che frustrazione, proprio non me ne faccio niente. Basta con questi Zubat del cazzo. Ah no. Eh beh, è un Wishmoor, un Pokémon che decisamente voglio nella mia squadra. Quindi dai con la Mega Ball. No, sto scherzando chiaramente. Andiamo avanti. Io ancora aspetto il gioco in cui si potranno comprare le Master Ball. Ah, che bello. Tu? Sei un allenatore? A volte pedalando in bicicletta riesco a prendere coscienza del mio corpo. Nelle lotte? Va bene, molto interessante. Qui cosa c'è? No, c'è uno strumento. Fammelo andare a prendere. Più veloce, più veloce. Piano. 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 Uno Special X, si vende e si fanno i soldoni. Scendiamo ancora. Là c'è uno strumento. Una super pozione, mamma mia. Milf occhio di falco proprio lo chiamavano. Dunque, volevo andare a vedere che cos'è questo edificio. Ah, è quello delle biciclette, ottimo. Di qua non si va. Bene, direi che possiamo andare a sfidare la palestra, no? Ottimo. Non so nemmeno di che tipo sia, ve lo confesso. Ah no, lì c'è un altro strumento.
Una difesa X, mamma mia, quante cose X. E giù di qua invece? Qui? Un etere, mamma mia. Lui indovina dove sono gli strumenti. Tu chi sei? No, però questa parte non l'abbiamo visitata. Sono sicuro. Alcuni Pokémon si evolvono quando fai... Oh sì che l'abbiamo visitata. Sì che l'abbiamo visitata. Boh signori, non mi ricordo, troppa roba ultimamente. Troppe emozioni forti per Milf. Saliamo. Si può salire? Oh. Ma mi prendi per il culo? Merda, che nervoso. Dobbiamo rifare tutto il giro, signori. Speriamo sia l'ultima volta. È di qua, giusto? Ebbene sì, entriamo nella nostra seconda o terza palestra, non mi ricordo. Palestra di Alto Ripoli. Che figata. Di che tipo è? Salve futuro campione, in questa palestra andiamo a lottare con Pokémon tipo roccia. Il loro impaccio contro i tipi acqua e acciaio li rende adorabili. Cerca le frecce blu ed esamina le pareti. La parete, troverai dei punti d'appoggio per scalarla. Muoviti liberamente in ogni direzione, va bene. Quindi mettiamo davanti il nostro Frogadier, perché ci servirà. Ordina, perfetto. Via via, su di qua si può andare? Ah, qui è la mamma che ci dice che c'è un luogo e tempo, non è più il professore. Beh, e questo posto tipo? Ah, panchine. A cosa servono queste panchine? A niente. Boh, signori, ma l'inutilità di questo percorso? Vabbè. Oddio! Meraviglioso. Non ho altre fottutissime parole. Vai, sfidiamo lui. Sono stufo di allenarmi a scalare. Ho bisogno di una pausa. Ma... Sfidandoti ti alleni, no? Vabbè, Ercolano, giovane speranza. Ha un Dwebble. Che noi ci apprestiamo a fare fuori. Per dirlo in maniera brutta con il nostro Frogadier. È livello 21, quindi nemmeno troppo forte. Vai con Idropulsar. No, vigore, non ci posso credere. Non sapevo avesse... Grande Frogadier. Frogadier. Attacco rapido. Muori. Non sapevo avesse vigore Dwebble. Devo essere sincero. Ok. Relicant. Contro Relicant. Vabbè, lasciamo Frogadier e facciamo sempre Idropulsar. Qualcosa gli faremo comunque. Addirittura più di metà vita, ma abbiamo... perché così tanto? No, non mi piace questa cosa. Perché ci ha tolto così tanto? Usa di nuovo rocciotomba. Merda. Beh, andiamo di nuovo con Idropulsar, sperando... Vabbè, usa sbadiglio, però. Noi fortunatamente con un altro Idropulsar lo mandiamo KO e non ci assopiamo. Ottimo, abbiamo battuto Relicant che spero ci dia un po'... Merda quanti punti! Livello 26 per Frogadier. Tyrant livello 24. Banelby, vabbè, livello 16 che se ne frega e basta. Ok. Obiettivamente però potrei mettere davanti anche Coso con Basken. Quindi se me la dovessi vedere brutta diciamo che ho la riserva, ecco. Diamo una super pozione a Frogadier che era già morto. Vediamo che cosa c'è giù di qua. Vabbè, no, niente, è lo stesso percorso che abbiamo fatto prima. Poi, vai di qua. E scendi qui, perfetto. Beh, mi sembra piuttosto facile come cosa fino adesso. Anzi, mi sembra obiettivamente una cagata, però vabbè. Me l'aspettavo più difficile, tipo, non lo so, da risolvere degli enigmi. Ah, questo è un vicolo cieco, perfetto. Si parlava di enigmi, no? Milf che faceva lo sborone. Baudelio Montanaro. Ha un Roggenrola che penso abbia vigore. E quindi non lo sconfiggeremo con un solo Idropulsar, ma ce ne vorranno due, oppure un Idropulsar e un attacco rapido, nel caso lui non curi Roggenrola. Comunque io provo l'attacco rapido.
Cosa usa? Abbattimento. Aia. No, nemmeno troppo, dai. Boia de, ma ci si diverte a bestia. Non curano i Pokémon qui. Meglio. Ciao, Roggenrola. 288 punti. Bene così. Sconfitto Baudelio. Ottimo. Dunque, di qua quindi non si può più andare. Ho sbagliato strada. Dai, salta giù, coglions. Di qua c'è qualcosa? Sì, delle altre punte. E un'altra allenatrice. Solo le persone di animo nobile possono scalare la palestra di Alto Ripoli. E se io non avessi l'animo nobile ma ti battessi comunque? Parte la sfida di Sonia, giovane speranza, a un Solrock. Che potrebbe farci male con le sue mosse di tipo psico. Però noi potremmo riuscire a ucciderlo con un Hydro Pulsar prima che lui abbia il tempo di attaccare. Muori. Non muore, ma è stato confuso. Potrebbe essere una cosa a nostro favore. E si colpisce da solo, perfetto. Andiamo con attacco rapido e lo mandiamo KO. Avrà un Lunaton adesso come secondo Pokémon. Possibile? Ottimo, addio. Bunnelby livello 17. Tra un po' raggiunge tutti gli altri Bunnelby. Esatto, Lunaton. Allora, andiamo con un altro Hydro Pulsar. Bosa! E non muore nemmeno Lunaton, usa Psiconda. Potrebbe farci male. Eh sì, ci fa male. Quindi usiamo nuovamente Hydro Pulsar. Così lo mandiamo a KO. Non rischio l'attacco rapido. Potremmo anche salire di livello con questo Lunaton. E infatti, livello 27. Mamma mia! Ma gli altri, tipo, vabbè, Combusken livello 28, ma non me ne frega, io vorrei gran fisico, no? Grazie. Charmeleon tipo non sale. Oh, livello 27 anche lui, perfetto. Ciao Sonia, giovane speranza, sì, del porno. Allora, curiamo nuovamente il nostro amico Frogadier. Ottimo. E saliamo di qua. Andiamo a sinistra. Scendiamo giù. E proseguiamo. Andiamo di qua. Saliamo nuovamente, andiamo a sinistra e di nuovo giù. Chissà se riesco ad evitarlo, perfetto. Sì, perché signori voglio battere il capo palestra. Sono curioso di vedere che Pokémon ha. Ciao! Lino si chiama, giusto? Sei fashion con quella roba in testa. Ti aspettavo con ansia, non stavo più nella pelle per l'attesa. E sai perché? Perché voglio sfidarti, ovviamente. Sei stato molto in gamba a salire fin quassù scalando le pareti, ma io non sarò da meno. Come me, con me hai trovato pene per i tuoi denti. Certo, i muscoli sono fondamentali nelle scalate, ma per vincere nelle lotte ci vuole ben altro. È detto da un nigga, questo è tosto. Attenzione. Wow, Lino. Parte la sfida di Lino, capo palestra. Manda in campo a Maura? What the fuck? Dunque, è tipo roccia-ghiaccio. Quindi io mando Combusken che con un doppio calcio gli fa un culo tanto. Sperando che non mi ammazzi prima. Usa tuon onda. Ecco, forse questo non doveva farlo. Allora, con calma. Basta attaccare una volta. Se riusciamo ad attaccare una volta, usa riduttore, perfetto. No, aveva anche evitato l'attacco con Combusken. Dannato lui. Usa di nuovo riduttore, meglio, così le cala un po' la vita. Ok, anche se non molto. Con doppio calcio però. Guarda, ne basta uno. Perfetto. Milf Pro Players. 577 punti, Frogadier. Ok. Acceleratore di Combusken. Vabbè, ma adesso lo mando via, mi sa. Contro Tyrant tipo Drago Roccia. Mettiamo Charmeleon e facciamo Ira di Drago. Vabbè che tanto Ira di Drago toglie sempre 40 PS, quindi non so quanto sia utile in effetti, però vabbè. È giusto per usare un po' anche lui. Allora, dov'è? Ira di Drago. Dai così. Usa Roccio Tomba, potrebbe farci molto male.
E infatti ce ne fa molto. Ci cala la velocità, speriamo di riuscire comunque a usare il Redidrago per primi. E così, e Tyrant va KO. Perfetto. Non ho visto quanti Pokémon aveva, però. Ne hai degli altri? No, abbiamo sconfitto Lino, capo palestra. Ha dimostrato di essere una parete insormontabile per me. Diego ha vinto 4.000, cacciali via. A volte, anche impegnandosi al massimo, non si riesce a raggiungere il proprio scopo. Ma l'importante è non darsi mai per vinti. Affrontando te e la tua squadra ho potuto percepire una volontà indomita. La volontà di non arrendersi mai con qualsiasi avversario e in qualsiasi situazione. Voglio premiare il coraggio e lo spirito di squadra che avete dimostrato in questa ammirabile lotta. Ecco la medaglia rupe. Bam! Carina. Molto carina. Diego riceve la medaglia rupe da Lino. Con la medaglia rupe sarai in perfetta armonia con tutti i Pokémon fino al livello 40. Compresi quelli ricevuti tramite scambi. E poi ho anche un'altra cosa per te. E tira fuori l'arnese. No, ci dà l'MT39 che contiene Rocciotomba. Ma de. Ma boia, ma vi devo dire tutto io, bimbi. Con Rocciotomba, il tuo Pokémon lancia delle rocce addosso al nemico. Wow, incredibile descrizione. Le rocce cadute a terra inoltre limitano i movimenti dell'avversario riducendo la velocità, bla bla bla. Hai superato le pareti impervie con questa palestra, ma ora devi pensare a come usare le tue dotate ai altri campi. È molto ambiguo questo discorso. Scopri come migliorare te stesso e la tua squadra di Pokémon. La risposta ti donerà il sorriso. Molto bene. C'è un modo rapido per scendere? Ho chiesto un modo rapido per scendere? Dimmi che è questo? Dimmi che è questo? È questo. Zoop! Zip! Bellissimo! E usciamo. Non ci viene incontro nessuno? A quanto pare no, quindi siamo liberi. Liberi di andare a curare i nostri amatissimi Pokémon. E a fare un po' di scorta in vista per il viaggio, perché credo dovremmo andare nel percorso 10. Sì, voglio far riposare la mia squadra, grazie. Pipipim! Torna pure quando vuoi. Ok. No, 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 no. Scherzavo. Tu chi sei? Bene, adesso che tutte le pozioni necessarie posso fidare il capo palestra. Stai in guardia, Lino. Va bene, come vuoi. Allora, intanto vendiamo tutti gli special X, eccetera, di cose che abbiamo trovato. Cose proprio totalmente inutili. A mio parere. Vendiamo due difese X, certo. Poi abbiamo una. Due perle, ottimo. E poi lo Special X. Ottimo. Vediamo che cos'hai tu. Compra. Rete Ball, Minor Ball e Scuro Ball. Dunque. Dunque, dunque, dunque. Direi Scuro Ball. Ne prendiamo 5. Addio. Poi. Vediamo un po' che cosa ci può servire. Super pozione, direi una. Iper pozione no, è ancora presto. Dei revitalizzanti ne prendiamo 4. Antidoto ne abbiamo 3. Antiparalisi ne prendiamo 2. Sveglia ne prendiamo una. Super repellente ne prendiamo 5. E ne prendiamo altri 5. Ottimo, perfetto. Ci siamo giocati il montepremi. Addio. E usciamo. Ottimo. Bene, signori, siamo pronti adesso per recarci al percorso 10. Spero sia il momento giusto. Forza! Strada dai menhir. Che ci siano degli strumenti? A quanto pare no. Adesso li provo tutti. Bene, non ci sono strumenti. Qui però c'è una bacca. Ah, la bacca paia, ok. Qui si può usare forza. Ah, devo insegnargliela però forza. Ok, usa Subbunnelby, perfetto. Sì, voglio insegnarla a Bunnelby. Al posto di attacco rapido, direi. Puff, no, tada.
scusate. Se riesce a imparare anche surf, sono a posto. No, non credo però. Però conosce per ora taglio, spaccaroccia e forza, quindi buzza. Un allenatore. L'energia che pervade questo luogo ha completamente ricaricato i miei poteri. Bene, sono molto contento per te. Gianluca, sensitivo. Ha un solosis. Noi davanti chi abbiamo? Ecco, Frogadier, non il più indicato, devo dire. Però ha leccata, mi pare, no? Esatto. E quindi diciamo ciao ciao a Solosis se abbiamo un po' di culo. Non abbiamo culo, perfetto. Usa schermo luce. Quant'è che registro? 20 minuti. Ok, di nuovo leccata. Signori, vi dico una cosa. Cos'è successo? Ah, è stato paralizzato. Ottimo, ed è paralizzato, quindi con un attacco rapido lo mandiamo. KO! Ciao Solosis. Ottimo. Non ha più energie, perfetto. 273, nessuno sale di livello, perfetto, e la cosa che vi volevo dire è che la parte finisce qui. Datemi il tempo di recarmi nuovamente ad Altiropoli, no, Altoripoli, non lo imparerò mai, e perché sì, sono già 20 minuti che registro, quindi la prossima volta ripartiamo direttamente da qui. Quindi niente, io vi ricordo di lasciare come sempre un bel mi piace, un bel commento, di iscrivervi al canale, e noi ci si becca al prossimo video, belli rega!